Vabbè, mashallah, io ho visto il cazzo di molta gente. No. Vedete, non sta sembrando che sto troppo cazzo. Mi sposto con lui. Bellissimo. Grazie per i 50 euro, addio. Bella ragazzi, ma per chi mi conosce, per chi non mi conosce, sono sempre io, Ab. Siamo qui per un nuovo episodio di Off the Cuff, il game show più figo d'Italia. Le nostre squadre si sfideranno in minigiochi, domande e indovinelli. E la squadra che farà più punti vincerà la nostra fantastica Off the Cuff. Chi sono i nostri ospiti? Scopriamoli insieme. Ed eccoci qui con i nostri fantastici ospiti. Partiamo presentando la squadra blu con Danny Five. E io, Danny Zuko. Vegas Jones. Hey, Veggy Vanilla, what's up? Invece, nella squadra rossa abbiamo Shotta Boy Fede. What's up, guys? E Radical. Radical Killer che gli giovano a qua fine che gli fici Water Demon, let's fucking go. Codice fiscale. Partiamo ragazzi con il primo gioco, è Guess the Name. In questo gioco ragazzi vi darò una serie di indizi e voi dovrete indovinare di cosa o di chi si tratta. Ci sono 15 punti in paio ad ogni risposta esatta. Andiamo col primo indizio. Un film definito dal regista economico è costato solo 8 milioni e ne ha fatturati 200 milioni. I protagonisti discutono riguardo delle patatine con la maionese, l'interpretazione di un messaggio di piedi. Pulp Fiction. Sì. Sei il numero uno, Dani. E io c'ho Tarantino qua, bello. Fra. Vabbè, il film così. Sta qui. Infatti mi ha detto che è un cazzo solo esperto amore. Di film. Solo amore, solo. No, amore. Io te l'ho detto che tu sapevi tutto. Solo di film, però. Ok, andiamo al prossimo. Si dice che il suo personaggio e quello del nipote si ispirano a Emmett Brown e Martin McFly di Back to the Future. Rick e Morty. Grandissimo cazzo. Go. I Danieli comunque sono troppo forti, vorrei dire. Cosa? I Danieli in generale. Quindi i Danieli sono tutti forti? Sì, sì. Confermo. Stanno spaccando. L'autobus è un elemento centrale. L'anteprima, data del 2017, fino al 2019, i giocatori spendevano circa $85 all'anno per i contenuti aggiuntivi, i DLC. Minchia, mi sento stupidissimo. Comunque. Gli eventi con Travis Scott e Marshmello hanno riscosso un successo incredibile. Fortnite. Dai, bravo, meno male. Oh, concentriamoci. Ok, piano. Il soprannome con cui lo chiamavano i genitori da piccolo, era Nabulio. Di una famiglia nobile di origini toscane, anche se erano trasferiti in Corsica, nel 1567, confessò, io sono italiano toscano piuttosto che corso. Napoleone. Aspetta, l'avevi saputo prima, bro? No, detto, è vero, è Napoleone. Giura? Grandissimo, cazzo. Porco Dio. Oh, 3-1. È la cosa. Wake up. Wake up. Raga, gli indizi dopo, il bello è che tipo, dicono che tipo il suo pene era di 4.5 cm, bellissimo, raga. E in erezione è 6.1 cm, ragazzi. Ok, ricapitoliamo quei punteggi, ragazzi. 15 per la squadra rossa e 45 per la squadra blu. Oh, guarda, mi chiedemo fa il culo. Io temo Daniel, quindi fai bene a temermi. Massimo rispetto. Andiamo col prossimo gioco, è Fit in Trip. Io vi dirò una serie di cantanti, voi dovete scoprire chi è che ha fatto un feat con questi artisti. Quindi vi do le vostre cartelle. C'è pure la cartella. Abbiamo Drake, Rosalia, Kodak Black, Future e Nav. Indizio? Ha fatto una collaborazione col Mac. Aspetta, ma se dico qualcosa ma non lo indovini se levano i punti? No, no. Young Thug? No. Travis Scott? Lo so per Dio, fuck. L'ha preso. Rosalia lei, ah! Aspetta, ma con chi non ha fatto un feat Young Thug in mezzo a questi? Forse con Rosalia, vero. Però tipo Young Thug, no, non è vero, ma Young Thug ha fatto un feat con Rosalia, infatti. Però non con Nav. Vabbè, ma giustamente ripeto, va a fare un feat con Nav Young Thug se abbassa questo livello, cioè. Abbiamo Antix, Baby K, Ateyaba, Econ, Rick Ross e Marrakesh. Gue Pequeño. L'aveva basato prima. Chi ha fatto prima il buzz? Chi ha buzzato prima? Questo si sentirà in live. Io ho premuto il buzzer, lui ha risposto e lui ha risposto dopo. No, io mi dico un cazzo. No, questo ti giuro su mia madre, ho preso prima il buzzer lì.
Marrakesh. Per me sono 7 punti no, e mezzo, ci pare che sono corrotto, cioè. Non sono corrotto. Non so corrotto, raga, no, veramente. Infatti io qui arbitro venduto. Cioè no, la corruzione, ragazzi. E no al razzismo, mi raccomando, say no to racism. Abbiamo Franco 126, Ketama. Oh. No, it's Narcos. Sì. Sì, ma io pensavo... Twizy, che... cioè, tipo Twizy, dai. No, no, puoi indovinare anche subito. Allora, ma aspetta che mi studio la seconda. Anche perché l'avete fatto con che... Ok, andiamo con l'altra fila, ragazzi. Joy BDS. Cazzo. Porco zio, raga, seconda fila, che si... Ma dobbiamo fare, cioè, nel senso, che stavano a far il culo, è giusto, è giusto, si sono ripresi. A cazzo duro? Buono. Stiamo a 55 per la squadra rossa e 85 per la squadra blu. Sono sempre in testa. Passiamo con l'ho fatto, quindi ciascuno di voi dovrà dire una cosa che secondo voi nessun altro ha fatto e se effettivamente è così sono 30 punti. Per esempio, che ne so... Però queste qua non ti servono più, no? 5 punti a loro, gli possiamo dare? Cos'è quel 50 euro che vedo di sospetto? Infatti perché io non 50 euro? Soldi perché qua? Non 50 euro? Perché ho preso le mazzette loro, infatti io! Cioè vedo 50 euro che avanza da fuori. Ma che cazzo gli date per farvi vincere? Va bene, non scendiamo. No, infatti, basta. Vinciamo regolarmente. Lo scorso venerdì in un nightclub sono andato a casa e sono finito a letto con una poliziotta in borghese dell'antidroga. Che bomba. Devastante. Il giorno dopo eri ancora... No, mi sono andato. Chi è che è stato ammanettato tra off due? The cuff. Non voglio ricordarmi, non ero molto sobrio. Off the cuff. Quindi io mai fatto... Aspetta, però... Nessuno l'ha fatto, non penso che nessun altro l'ha fatto. Cazzo, anda con uno sbirro. E io posso passare un hamburgese? Mai. Onesto. Però sei andato con uno in servizio? Con uno o una? È quella la domanda. Una o uno? Una o uno? Va bene tutto tanto ormai. Sì, tanto raga, siamo... Vabbè, siamo così friendly, gay friendly. Ah, ma aspetta. No, comunque no, non ho mai, cioè no, né uomini né donne. Penso lui è l'unico ad averlo fatto. Non è l'una di stravagante, è la prima roba che mi no, è schizzata in testa. Però cazzo, ti sei preso... Sì, effettivamente, tanto di cappello. Qualcos'altro? Una relazione di 9 anni. Cazzo. Aspetta, 9 anni. Pulita. 9 anni. Sì, però io ce l'ho la relazione da 9 anni. Anche tu 9 anni? 10 quasi. Si sono niente da soli. Porco due, autogol. What the fuck, man? Bro, ogni tanto va così. What the fuck? Potevi far finta di niente tu, così pigliavi i punti. Infatti, fra. Vabbè, cancellato un attimo. No! Sentiamo Radical. Boom. Cazzo, ne so. Top, per esempio io ho visto mio nonno nudo. Ho visto il cazzo di mio nonno, letteralmente, quindi ho visto dove è uscito mio padre. Vabbè, ma scialla, io ho visto il cazzo di molta gente, dai. Vedete, non sta sembrando che so troppo che... Vedete che mi sposto con loro. Bellissimo. Grazie per i 50 euro, addio. Ma sono come era quella storia che sto facendo ride e beccavo tutti i punti in più, tipo. Deve dire una cosa. L'ha detta, cazzo, dai, ho visto il cazzo di tanta gente. Fra, io ho giocato a calcio pure io. Lo vedi, ce la c'ho in doccia, vedi le persone col cazzo di fuori. Comunque lo stiamo parlando troppo dei cazzi. Infatti io cambiamo argomento a una certa. Quindi basta, sti cazzi, no? Ci siamo annullati, dai. Ma aspetta, ma tu l'hai detta la cosa? Io non ho detto niente, regà. Dilla, bro. Vabbè, dai, sputo il rospo, io. Ho fatto un live letteralmente 2 ore dopo che mi hanno arrestato. Qualcuno ha fatto un live 2 ore dopo che è stato arrestato. La prima cosa che mi è venuta in mente. No. Dopo o prima? Dopo. No, non l'ho mai fatto. Io non canto, bro. infatti. Mi avevano tipo arrestato e tipo 2 ore dopo sono andato a fare un concerto tipo tra l'altro dentro un garage. First day out, stavi casato? First day out, dentro un garage. 2 hours out, fra, niente, dai. No, io no, non l'ho mai fatto. Tu l'hai fatto? No, loro non cantano, allora, quindi a posto. 30 punti anche loro. Vai, Dani. Mi sono operato alle corde vocali. Non l'ho mai fatto. Questo sarò io tra un anno, tipo. Mai fatto. Però mai fatto. Ok, quindi, cazzo, abbiamo 30 punti per loro la squadra. Abbiamo finito il gioco, l'ho fatto. Abbiamo scoperto un po' di cose interessanti. Abbiamo parlato anche di tanti piselli. Stiamo a 115 per la squadra rossa e... 115 per la squadra blu. L'ultimo gioco, ragazzi, è ping pong. Io vi dirò una categoria e voi dovrete darvi un botta risposta. Sono 50 punti per ogni categoria. Prima categoria, producer italiani. Charlie Charles. Don Joe. Mozz. Boston George. Andy 6PM. Jovain.
Greg Willen. Andrew Tate Maker. Producer anche internazionali. No, italiani. Producer italiani. Da quando c'è il tempo, ragazzi? Slight, producer. Sì. Young Mice. Young Snap. Da Supreme. Bassi Maestro. Kid Cisa. Second Roof Music. Gengis. Drast, conta che sei producer. Sì, sì. PK. Salmo. Okay. Lazza. Sì. Produce lui? Sì. Non lo sapevo, cazzo. A questo punto allora pure il Keti, che t'ama. Vero, un botto di beat ha fatto. Cazzo, c'è tensione? Non tocca a te o a noi? Tocca a voi. Strage. Drone, della 126. Zef. D-Back. In your head, motherfucker. Mace. In your head. Contiamo i secondi, per favore, regia. Tic, tac. Io ho contato 10 secondi. Non mi ricordo chi era, dai. Vabbè, finito. E ne avevo altri due. Avevo Kanesh, Marz. Che se ricordo? 50 punti alla squadra blu. La nazione. La prossima categoria è film della Disney. La bella e la bestia. La bella e la bestia. La bella e la bestia. Ok, su questo sono pro, vai, let's go. Topolino. Hercules. Pocahontas. Ok, la carica di 101. Lilli vagabondo. Peter Pan. Le avventure di Pippo. È veramente un film. Mulan. Oh, Spirit cavallo selvaggio. Cazzo devastante. Quello non è della Disney, però. Non lo so ma se non della so Disney. Ma non so se Mulan è della Disney. Non c'è un VAR. E Mulan, che è stato detto prima? Mulan è Disney. Quella è Disney, fa 100%. Mulan è Disney? Ma come cazzo faceva a sapere che era Disney? Quindi in pratica ha perso la squadra blu. 50 punti alla squadra rossa. Ragazzi, ma se vi parlo di videogame, ci siamo? Facciamolo. Let's go. Army di Call of Duty. Chiamo Kanesh ora perché... Army. Vai zio, vai, faccio tutto io, vai tra. AK-47. MP40. FAMAS. STG-44. Porco zio. Beretta. M4, A1. Glock 19. M16, A1. Gliele sto suggerendo io in realtà. Call of Duty. Sì. Penso che chiama il Barrett. AK-74U. Oh, porco due, sta a spaccarmi fa il culo pure a questi. Sta a fa il culo sulle armi che è il campo... Aspetta un attimo. C'è sempre il tempo. Mi arrendo. No! questo è un uomo dignitoso. Nobile. Sto ragazzo è dignitoso no, e nobile. No, io vedevo che rispondeva troppo veloce. Ce ne avevo tante dietro. Inaspettato ho fatto mi arrendo con un modo di... Mi arrendo. Bellissimo. Accettiamo anche questa resa. Accettiamo questa resa. Dopo, dopo ragazzi, non so voi se volete tipo fare un'altra categoria, ditemi, se no chiudiamo qui. Come volete voi, se vi state divertendo. Dai, diamogli l'ultima possibilità. No, però aspetta, poi se vinciamo questo stai in pareggio di nuovo. C'è la bella, facciamo la bella. Volete fare Let's la go! Bella? Aspetta, volete rischiare e fate la bella? Chi vince questa vince tutto? Non sarebbe giusto. Non sarebbe giusto. Secondo me facciamo questa. Per la seconda, anche esatto, se pareggiamo. Esatto, okay. Esatto. Se pareggiamo, aspetta, arrivo. La seconda. Autori, per favore. Caccia il foglietto. Guarda subito come... Ce l'avete quindi i piani C, eh? Ragazzi, ragazze, che ne pensate di marche di automobili? Va bene, dai, andate. Ci sto, mi piace. Parto io che... Mercedes. Lamborghini. BMW. Ferrari. Jaguar. Audi. Io parto quando dico quelli Jeep. Difficili. Volkswagen. Chrysler. Hyundai. Honda. Alfa Romeo. Panda. Vale, cioè Fiat, sì. Volvo. Vabbè, Porsche. McLaren. Vai. Mitsubishi. Cupra. Nissan. Maserati. Bosch, Chevrolet. Tesla. Dodge. Smart. Dai, passaggio. Però smart. Mercedes Smart. Smart. Vabbè, Renault. Peugeot. Boh, zio, andiamo. Maybach. Cadillac. Rolls Royce. Bentley. Tempo, bro. Non lo so, Chevrolet, l'abbiamo già detto. Sì. Sto perdendo il senso. Tic-tac. Ford. Io sto per dire Mazda, però è Ford. E allora ti dico... Chevrolet, però già detto Chevrolet. Bugatti. TVR. Cazzo. Cultura. Brother, adesso comincio con quelle cattive. Cazzo, TVR, cultura. Su Gran Turismo ce la giocavo. Sto sudato. Tutti stiamo sudando. Porco due. Questo a me sembra un tentativo di perdere tempo, però. Jeep ti ha detto? Jeep, grande. Jeep. Ho detto io Jeep prima. La tua ho detto? Però se volete rispondo con Subaru. Attenzione. Suzuki. Suzuki fa solo le moto? No, Suzuki è giusto. Suzuki. Suzuki è giusta, roof. Cazzo.
Oh, c'è una cultura automobilistica. Infatti, basta avere qualcuno che sta a fare il culo sia in armi che macchine. Era già nostro il punto. Cioè, Vegas è armi e macchine. 3, 2, 1. E chiudiamo. Spacchiamolo per terra, via. Cozzio, asfaltati, fra. Che puttana. Okay. Vabbè, cioè, nel senso, dato sto punteggio di merda, mi tipo sento di dire una cosa, sinceramente. C'è un canale che da SpongeBob 24 ore su 24 in TV. Io penso andrò a casa a bermi solo quello per i prossimi tre giorni. Tre giorni? Per i prossimi tre giorni. Vaffanculo, ho perso, non ci devo. Come si chiama questo canale? Ma non lo so, bro, che cazzo sono, mi ricordo. No, non punti, è Michelo. No, è proprio un canale che da SpongeBob. Solo 24 ore su 24? Solo SpongeBob. Può essere che si chiama SpongeBob? SpongeBob TV, può essere. Grazie mille, bro, per questa informazione. Questa cazzo è informazione di cultura, esatto. Cazzo, sì, nel caso dovesse servire a qualcuno in stanza oggi. Ragazzi, siamo qui alla conclusione. I vincitori abbiamo la squadra blu, che la squadra blu comunque, ragazzi, è sempre quella che ha vinto. Veggy e Dani hanno portato la tradizione avanti, vincendo un'altra volta. Vaniglia, invece zucco, you know. Abbiamo Shottaboy Fede e Dani. E Shottaboy Radical. E Shottaboy Radical. Che l'hanno pigliata. A voi vi toccano queste coppettine. E io e Dani siamo costretti ad andare a convivere, perché ne abbiamo e una. E invece ai vincitori gli diamo la nostra bellissima Off The Cup. Insieme. Yo, Zucco, Vanilla. Ah, ci tengo a dare la mano comunque a loro, che hanno spaccato. Sportività. Sportività. Daniele da Sporca Daniele di squame. Daniele. Dai un calcio. No! You know, sì, vado, ti prego, dammene una, voglio sfondare tutto questo muro così. Bro, sei tu un real king con questa scelta. È vero, grazie, bro. Mille, raga. Prima serata su Italia 1, ogni sera, non mancare. Ci tenevo a ringraziarvi, io e tutto il team Off The Cuff, per il supporto che ci date e le views che facciamo con i video. Sarebbe anche figo, ragazzi, se ci supportate iscrivendovi al canale e accendendo la campanellina, così non vi perdete nessun contenuto. Vabbè, stop.